A word with you this morning before I will tell you a little bit of my story. Vorrei condividere qualche versetto con voi oggi e raccontarvi brevemente la mia storia. Let's go in the book of Acts 2. Siamo nel libro dei Atti, 8 to 41. Capitolo 2, da 38 a 41. 2:38, I read. Peter replied, "Repent and be baptized. And be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. The promise is for you and your children, and for all who are far off, for all who the Lord our God will call." With many other words, he warned them, and he pleaded with them, "Save yourself for this corrupt generation." Those who accept his message were baptized, and about 3,000 were added to their numbers that day. E Pietro a loro: ravvedetevi, a ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, per quanti il Signore, nostro Dio, ne chiamerà. E con molte altre parole li scongiurava e li esortava, dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. Quelli che accettarono la sua parola furono battezzati, e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Ok, so why I want to give my life to Christ today, baptized, is because of what he has done in my life. Il motivo per quale io voglio battezzarmi oggi, seguendo Gesù, è per quello che lui ha fatto nella mia vita. It's not because I'm holy or righteous because I'm alive today. Non è perché sono santo o pieno di giustizia che sono qui davanti a voi oggi. Back then in Nigeria, we doubted that if you pray for something but it don't come to pass, we doubted that there is no God. In Nigeria ho imparato che pregando per qualcosa, insistendo, capiterà. But I experienced his good works in my life when I was in Libya. Ma ho visto veramente il lavoro del Signore nella mia vita quando stavo in Libia. When we were kidnapped, we were about 17 people kidnapped, but about 3 days later, siamo stati rapiti e per 3 giorni the people that kidnapped us came and took 4 of us. I was even hiding because for them not to take me among. E quelli che ci hanno rapito hanno preso 4 di noi e io mi nascondevo per non essere preso. Because I thought they wanted to kill us. Perché pensavo che volevano ucciderci. But suddenly God turned everything upside down. Ma poi Dio ha proprio rovesciato tutto. And took us to their living house. They were feeding us, changed our clothes and everything, while others were in prison. E ci hanno portato alla loro casa, ci hanno dato da mangiare, ci hanno dato per lavare e vestirci, mentre gli altri rimanevano in prigione. So I was asking myself, why? Is it because I'm too holy or God loves me so much? E mi stavo chiedendo, ma perché me? Perché Dio mi ama veramente? And then I was thinking in my mind, in my heart, that God should save my life, should save my soul. E lì capivo e stavo pregando a Dio di salvarmi, di salvare la mia vita, e credevo veramente. Then I learned a lesson that God, what God said it will be, no matter what. E lì che ho imparato la lezione che quello che Dio promette sarà. And even since I came to Italy here, there are many people here without documents over 2-3 years. But today, God has promised. Per quando sto in Italia, ho visto tante persone che hanno aspettato 3 anni e sono ancora senza documenti. So today, God has done it. So I choose to give my life to Christ to serve Him with all my heart. Invece a me mi è arrivato il documento e anche per questo ringrazio e voglio dare la mia vita a Dio con tutto il mio cuore. And I still pray for every one of you here. E prego per ognuno di voi qui oggi. God should answer our heart desires. Perché Dio risponde al desiderio del nostro cuore. Yeah, thank you. Grazie. Si sente niente.
Salvatore e l'Inferno. Yes.